Era la domenica perfetta. Era la domenica perfetta. Era la domenica perfetta. Stamani mi alzo a mezzogiorno. Vedo che c'è Udinese Inter. Vabbè, dai, l'Inter vince. Vedo 1-1. Dai, cominciamo a guardarla. La vedo. Vince l'Udinese. Mamma mia. C'è Juve Monza. Anzi, Monza Juve. Dai, vabbè, dai, non la guardo. Vedo 1-0 per il Monza. Guardiamola. Alle 6 stavo così. Alle 6, cioè, mi ci voleva il defibrillatore. Arriviamo stasera e crolla il castello. Crolla il castello. Più che allora, siamo realisti. Siamo realisti. Più che il Milan che ha giocato male, è Napoli che ha giocato veramente bene. Perché quando, perché non sono come qualcuno, è colpa mia, ho perso. No, il Milan poteva giocare meglio. Non è assolutamente la partita migliore che ha fatto fino adesso, anzi, diciamo che dal lato visto vincere giocando peggio piuttosto che oggi, però quando perdi, perdi e sei un coglione. Questo non ti giustifica. Da dove partiamo? Partiamo dal reparto, di solito parto da dietro, oggi parto da davanti, parto dal reparto avanzato. Il gol che abbiamo fatto è una chicca, perché è una chicca. Ma del resto siamo degli spreconi. Siamo dei cazzo di spreconi. Io dico sempre, siamo degli spreconi. Non sono un tifoso occasionale perché c'è. In realtà sono tranquillissimo perché mi dispiace solo di non aver vinto questa partita. Però era un big match, era il Napoli. Eravamo senza il mio giocatore. L'avevo considerato che si potesse perdere. Speravo in un pareggio. Però la sconfitta così è veramente amara. Chiusa la parentesi, siamo degli spreconi, dei fottuti spreconi. La traversa, le parate, le cose. Abbiamo fatto 5 tiri in porta, una traversa, 3 parate e un gol. Quando dico sempre che siamo degli spreconi, che quando vinciamo le partite perché certe squadre ci consentono di tirare in porta 11-12 volte a partita e mi prendete per scemo, oggi venite qua a chiedermi scusa. Venite qua a chiedermi scusa, che lo dico sempre anche in live, ragazzi, se arriva la squadra che ti tira in porta, te ne concede 3 a partita, indipendentemente da come giochino loro, tu non vinci. Ed è quello che è successo a Salisburgo, ed è quello che è successo a Salisburgo, perché quante cose hanno avuto a Salisburgo? 4, un gol, un palo, 2 parate, anzi una parata, un tiro fuori, quello che era. Succede esattamente la stessa cosa. Dobbiamo saper sfruttare le palle sotto porta. Oltre al fatto che le scelte a volte lasciano un po' a desiderare. Salemakers che va a campo aperto, c'è cioè Hernandez e De Ketter laggiù, la prateria, perché Di Lorenzo era a fanculo. Cosa fa? Prova a saltare l'uomo, salta Chiara Lobotka, gli entra Rachmani, gli va a rubare palla. Una delle tante. Chi era? De Ketter, Brahim Diaz, c'hanno la palla. Vabbè, Brahim Diaz, quello è un capitolo a parte. E più tardi ne parliamo. C'è in area. La puoi giocare di sponda bassa con Giroud. Cosa fai? La metti alta per Messias. Che è 1,70 m. Che è marcato da Kim, 1,90 m. E te pensi che Messias riesca a vincere il duello aereo con Kim? No. No. E non funziona così. Kvaratskhelia ha deciso la partita. Non ha fatto gol, però è stato il vincente della partita del Napoli. Questo qua è forte, sì, è forte. È forte e quando qualcuno è forte va ammesso. Procura un giallo sia a Kier che a Calabria, che poi vengono sostituiti. E quello che entra al posto di Calabria fa il fallo da rigore. Rigore? Dubbio? Sì, dubbio. Però diciamo che è più rigore che non rigore, perché sennò poi venite qua. Quello è più rigore che non rigore. Il contatto è leggero, c'è un tuffo super accentuato. Però quando i piedi si toccano, purtroppo la regola è rigore. Quindi
Maignan prende gol sotto la pancia. Penso sia la cosa più, più vergognosa che... Non è vergognosa, perché con un rigore succede, è umiliante. Prende gol sotto la pancia è umiliante. Perché aveva un'altra volta intuito la traiettoria del tiro. E purtroppo è successo. Bene la reazione, che comunque non è che stessimo giocando male, perché alla fine il gioco l'abbiamo tenuto noi. Troviamo il pareggio meritato, rischiamo anche di andare in vantaggio. E al secondo gol c'è la cappellata. Ma la cappellata non è sul colpo di testa di Simeone, che lì tu avessi avuto Baresi a marcarlo, avrebbe fatto gol comunque. È l'inizio dell'azione. Pardo l'ha detto. Simeone ha propiziato l'azione del gol. Sei a palla inattiva. Tieni la difesa. Praticamente la difesa stava facendo un massaggio ai piedi a Meret. Dietro ce n'è due contati. Simeone è gentile, perché Simeone, oltre a non tirare in porta, può appoggiare a Zielinski, che praticamente può andare in porta da solo. Ricomincia l'azione, ma lui rimette la palla, sto qua salta in anticipo. Colpi di testa così, tu ci puoi avere Yashin Prime in porta, non li prendi, non li prendi. I nostri demeriti dove sono? I nostri demeriti sono che a Serginio Destra, che sicuramente è un bravo giocatore, sicuramente farà il suo processo di crescita, e ve lo dico perché ho visto come è partito Tonali, ho visto come è partito Kalulu, ho visto come è partito Bennacer a suo tempo, ho visto come sono partiti tanti giocatori nel Milan, che sono partiti da praticamente essere insultati ogni palla che toccavano, a step dopo step a costruirsi. Quindi sono sicuro che Serginio Destra tra qualche mese sarà qualcuno di cui ti puoi fidare, ma oggi Serginio Dest ha fatto una partita orribile. Pioli l'aveva messo in campo praticamente in Champions League 1-10 minuti dalla fine con Salisburgo. Capirai, Salisburgo che non ha più fatto niente, e contro Dinamo Zagabria una partita che praticamente era già vinta. Lì ha giocato Serginio Dest, poi è entrato con la Sampdoria, credo, sul finale. Però secondo me è una partita così in bilico, risultato così, che non sai mai cosa può succedere. Tu metti uno. No, non è entrato con la Sampdoria, è vero, perché adesso l'ho già imparato. Tu metti uno, praticamente nuovo, che assaggia la Serie A la prima volta, perché il tuo terzino ha ammonito? L'errore è stato sui cambi, intanto. Vabbè, Kalulu per Kier ci può stare. A parte il fatto che avrei fatto partire Kalulu titolare oggi, non Kier, ma vabbè. E per tutti quelli che poi diranno, vedete, senza Leao siete la Cremonese, no. Perché, ve lo dico, e se potessero aprire scommesse, le apro, e ci gioco, anche 100 euro sopra, con Leao questa partita, non la vinci. Tu ci puoi avere Leao. Puoi prendere Ibra, portarlo indietro di 15 anni. Puoi richiamare Kakà, puoi... In questa partita se la giochi così, non la vinci. E ripeto, più che se la giochi così, te la gioca così il Napoli. E il fatto, la cosa che mi rode, non è aver perso con Napoli. Ragazzi, non perdiamo da Spezia a Milan. Siamo realisti, non perdiamo da Spezia a Milan di gennaio, che è stata una partita, un furto stratosferico quella partita, è stata la nostra ultima sconfitta in campionato. Se no, la sconfitta ancora prima era a dicembre contro Napoli in casa, che ogni volta che Napoli mette piede a San Siro, ragazzi, dal prossimo anno dobbiamo fare una crociata. Quindi su questo io non mi posso lamentare, perché è quasi un anno che non perdiamo. Quant'era? 19? 20? 27 partite senza perdere. Ragazzi, ci poteva anche stare. Poi il mantra ha voluto, il karma, il mantra, chiamatelo come volete, ha voluto che alla fine ci fosse un'occasione per noi. La palla si è stampata a quarta verso. Vabbè, c'è la scusante che ha tirato Kalulu, che non è proprio il rapace d'aria d'eccellenza. Però fosse entrata quella palla, saremmo qua a raccontare un'altra cosa. Però sinceramente oggi, per me, il pareggio sarebbe stata una vittoria. L'ho già detto, perché comunque, quando giochi partite così,
i punti che perdi tu li togli agli altri. Quindi quando pareggi un big match va sempre bene, quando pareggi con le squadre un pochino più deboli, che ti devi preoccupare. Non è ancora il momento di incazzarsi, perché mancano ancora 31 partite di campionato, quindi tempo per incazzarsi, ragazzi. Abbonda, 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 c'è proprio tempo per incazzarsi. Però adesso c'è la pausa nazionale, va bene, e ripartiamo da Empoli-Milan, una partita che sinceramente va vinta, e io mi aspetto da voi un piccolo sforzo che la vinciate. Io a Empoli-Milan, che non avete scuse, io vi voglio perfetti. Saremo qui a raccontarla insieme, ma io ad Empoli-Milan vi voglio perfetti. Non c'è cazzi. Mi do del culo oggi di non essere, di non aver approfittato di quello che le altre squadre hanno fatto. Anzi, che quello che non hanno fatto per vincere. Purtroppo doveva succedere, ragazzi, e non si può sempre vincere. Si vince perché si perde perché si vince. Date tutto, domani c'è la reaction. Cioè, pensate adesso mentre monto la reaction qua. Purtroppo, ripeto, le cose non possono andare sempre bene. Però ad Empoli devono andare bene le cose, se no io mi mangio. Like al video, iscrizione al canale. Dato che comunque questo video verrete in teristi napoletani, verrete in branco da salire questo video, a questo punto approfittatene, insultatemi nei commenti, li accetto, però allo stesso tempo iscrivetevi al canale. Ok? Va bene? È il giusto compromesso? Accetto gli insulti, ma accetto anche le iscrizioni. Ok? Potete insultarmi se vi iscrivete. Potete insultarmi se lasciate like. Potete insultarmi se mi seguite su Instagram. Adriano_Lippi. Come sempre cercate gli altri video, c'è l'indirizzo. Allora lì, se vi iscrivete, mi seguite, lasciate like, accetto qualsiasi sfotto e qualsiasi insulto, se no la porta è quella. Sempre forza Milan, e adesso ve lo dico in faccia, così chiudo il video in bellezza: i campioni dell'Italia siamo noi, e lo siamo sempre, anche per se perdiamo, siamo sempre noi.